Siamo incontrati in quest'aula solo 2 giorni fa in occasione della formazione dei ruoli delle 6 commissioni arbitrali nazionali, deliberando attraverso il Comitato Nazionale quelli che saranno gli organici degli arbitri, assistenti e osservatori che andranno in campo ad inizio della prossima stagione 2015-2016. Con pochi giorni di distanza stiamo concludendo il lavoro del Comitato Nazionale a livello nazionale ed oggi siamo qui per nominati e ratifichiamo quelli che saranno i presidenti regionali delle 19 più una, insomma, del Comitato Provinciale di Trento e Bolzano, le 20 realtà nazionali. Partendo appunto dai CRA, i commissari, i presidenti delle regioni, che poi a sua volta entro il giorno 11 di questo mese dovranno ognuno fornire al Comitato Nazionale quello che sarà il consiglio direttivo dei CRA. Praticamente sono i CRA che avranno 8 collaboratori, altri a seconda della grandezza e della dimensione della regione arrivano ad averne fino a 20, 22, 23. Dopodiché anche le regioni a livello dilettantistico saranno pronti per iniziare il campionato e le preparazioni dovute. Per quanto riguarda i CRA ci sono pochissime novità, la conferma che le persone che sono alla guida stanno dimostrando grande capacità, passione e valore. Abbiamo provveduto a nominare un nuovo CRA per la regione Molise, si tratta di Alessandro Petrella, che è un ex assistente che è uscito quest'anno dai ruoli dopo aver fatto 10 anni di Serie A a ottimi livelli. Per quanto riguarda la Sicilia è stato nominato nuovo commissario regionale Michele Cavarretta, il quale è anch'esso un ex arbitro che ha arbitrato in B per alcuni anni, dopodiché ha fatto parte per 4 anni dell'organo tecnico nazionale della CANDI e poi per altri 3 anni dell'organo tecnico nazionale della CAI e ora si mette a disposizione della propria regione per cercare anche lui di entusiasmare sempre di più i nostri giovani ragazzi con metodi e insegnamenti dei tempi moderni. L'altro è Dapra di Trento, che era già stato all'epoca presidente regionale quando Trento e Bolzano erano unite, prima che diventassero 2 realtà, 2 comitati provinciali di Trento e Bolzano per l'appunto. Di conseguenza loro da questo momento sono già tutti avvertiti ed operativi e saranno già al lavoro per formare le proprie squadre assegnando a ognuno dei ruoli per la promozione, l'eccellenza, l'assistente, l'osservatore, i medici, i preparatori e quant'altro. Questo per quanto riguarda appunto i presidenti regionali. Per quanto riguarda poi le commissioni nazionali, ci sono state poche modifiche, alcune significative, e vi andrò immediatamente a comunicare. La CANA rimane amministrata da Domenico Messina con i suoi collaboratori Valdi e Morganti, che a mio avviso e ad avviso del Comitato Nazionale hanno fatto un ottimo lavoro e che potranno sicuramente continuare a fare e a migliorare. In Cambì rimane il commissario Stefano Farina con i suoi collaboratori Coppelli e Gava. E queste sono le 2 commissioni principali. La prima formata da un ex arbitro internazionale, appunto Messina, dai Valdi, ex assistente internazionale, e da Morganti, un arbitro di estremo affidamento e valore, che ha dimostrato nel tempo di far bene in campo ma anche dietro la scrivania. Sarà un ottimo collaboratore di Domenico Messina. In B Farina, ex arbitro internazionale, con Coppelli a sua volta ex assistente internazionale, e Gabriele Gava, ex arbitro di Serie A con una enorme esperienza arbitrale in campo e anche un grande motivatore a livello di dirigente. La sorpresa, se così la volete o la vogliamo chiamare, riguarda la Campro, dove inaspettatamente abbiamo dovuto privarci della collaborazione di quello che reputo non solo un grande amico, come lo sono tutti questi commissari che avete qui di fronte, che è Roberto Rosetti, per il quale io nutro una stima particolare e un affetto particolare.
Ma proprio ieri Roberto Rosetti, molto costernato, mi ha chiamato dicendomi che ha deciso di andare a vivere insieme alla famiglia all'estero, in quella che lui configura come una scelta di vita, spinto anche dai voleri della famiglia, appunto dalla moglie e dalle figlie, che gli chiedono fortemente di fare questa esperienza. Non sa ancora i tempi di partenza, per quale località, poi sarà lui a comunicarlo a chi glielo chiederà, perché questo rientra nella privacy familiare. Ovviamente io e tutto il Comitato Nazionale a Roberto facciamo i più grandi auguri di togliersi quelle che sono le soddisfazioni nella vita, pari alle tante soddisfazioni che si è tolto nel mondo dello sport e nel mondo dell'arbitraggio in modo particolare. Al posto di Rosetti, Laia non ha avuto problemi a trovare il sostituto, perché, come vi ho detto più volte, ormai l'associazione è dotata di un gran numero di dirigenti di spessore, di valore, con i quali nel tempo abbiamo costruito questa nuova struttura. Al posto di Roberto Rosetti va, ed il Comitato Nazionale ha deciso di mettere meritatamente, a mio avviso, Danilo Giannoccaro, che tutti conoscerete ovviamente, perché anche lui da poco ha smesso di calcare i campi di calcio, una persona che ci ha sorpreso per passione, per determinazione, anche per capacità. E da quando lo avevamo nominato dirigente, il primo incarico che abbiamo dato come responsabile della commissione più piccola ma più importante, che era la CAI, ha già messo immediatamente in evidenza questa grande dote, che ovviamente era i più sconosciuta, e credo che con un grande merito si è conquistato la possibilità di andare a dirigere una commissione più importante ancora, ma dove sicuramente i ragazzi avranno la possibilità di apprendere da lui tanti, tanti segreti del mestiere dell'arbitro, che gli saranno utili in continuità con il lavoro che aveva fatto Roberto Rosetti. La commissione del Lega Pro rimane intatta tranne un'unità, con lui ci sono Bettin, ex arbitro di Serie A, Brighi, ex arbitro di Serie A, Rosso Mando, ex assistente Serie A, e c'è una new entry che è Faverani, che non è sicuramente un new entry da poco, perché Faverani, ricorderete, che è uno dei due assistenti che insieme a Rizzoli ha arbitrato la finale campionati del mondo in Brasile. Faverani si è messo anche lui subito a disposizione per una nuova avventura, e credo che le sue esperienze saranno e diventeranno esperienze importanti per i ragazzi, che lo ascolteranno con grande passione quando gli racconterà come si inizia ad arbitrare e come si arriva a una finale campionati del mondo. Auguri a questa importante commissione, che nel frattempo aspettiamo che venga anche, voglio dire, sistemata dal punto di vista di quella che è la struttura proprio della Lega Pro, che in questi giorni ancora vive delle vicissitudini. In Candì è confermata la squadra di Pacifici con due nuovi innesti: Salvatore Marano di Acireale, ex assistente di Serie A internazionale, ex assistente internazionale Serie A, e Sebastiano Peruzzo, che è uno dei due dismessi di questa stagione a livello nazionale. Anche Sebastiano, ancora giovane, voglioso e con una grandissima esperienza, un ragazzo che ha arbitrato quasi 100 partite di Serie A, si è messo subito al lavoro, perché ritiene di dover anche lui restituire all'associazione tante di quelle soddisfazioni che l'associazione ha riservato a lui. I ragazzi saranno sicuramente sempre più entusiasti di avere insegnanti di grande livello che parleranno di dati di fatto e non di vita vissuta raccontata da altri. Per quanto riguarda la CAI, abbiamo dovuto sostituire ovviamente Giannoccaro, al quale è andata la Campro, con un dirigente, a mio avviso, uno degli dirigenti più validi che ha l'Associazione Italiana Arbitri, e che in questi anni, tanti anni, ha lavorato con grande professionalità, serietà e convinzione per se stesso e per tutte le commissioni alle quali ha partecipato. Si tratta di Vincenzo Fiorenza, che all'epoca è stato arbitro di Serie B,
poi ha avuto la soddisfazione, il piacere di far parte del Comitato Nazionale, ha avuto il piacere e l'onore di essere stato per alcuni anni vice responsabile del settore tecnico. È un ragazzo ai quali tutti gli arbitri sono affezionati, perché è una di quelle persone che chiami a qualunque ora del giorno e della notte e ti dice sempre di sì. È un grande tecnico, è un grande motivatore, un grande conoscitore dei regolamenti, impegnato in Italia e dall'estero, grande conoscitore della elettronica, della telematica, che insieme al suo collega senese Mancini ha portato l'AIA anche a grandi livelli dal punto di vista proprio della gestione telematica, innovativa, elettronica dell'associazione. Insieme a Fiorenza Vincenzo, che non voglio dimenticare, mi era sfuggito, è stato anche per 5 anni presidente del Comitato Regionale della Toscana, vanno a collaborare tre nuovi immessi, che sono Valerio Caroleo di Catanzaro, che attualmente ricopriva la vicepresidenza della regione Calabria, Raffaele Giove di Bari, che ha ricoperto fino a pochi anni fa anche lui la presidenza della regione Puglia, e Salvatore Occhipinti, che è stato vicepresidente della regione Sicilia e attualmente era presidente della sua sezione di Siracusa. Concludiamo i quadri con la CAN 5 che ha avuto 3 nuovi immessi, perché altrettante persone sono state avvicendate per limiti di età, come accade ogni anno, e sono state recuperate 3 persone di grandissimo spessore, da quello che ci racconta Massimo Cumbo, che viene ampiamente confermato, persona di indubbio valore, capacità e grandissimo anche lui motivatore, che gestisce appunto una delle commissioni più numerose che abbiamo in Italia, con quasi 500-600 arbitri, che arbitrano, a chi non lo sapesse, 12.000 partite del calcio a 5 ogni anno. È una commissione che, quando noi abbiamo ereditata, era composta da 3 persone, ora è composta da 8, perché si è incrementato molto il numero di partite che stanno dirigendo, e inoltre si è incrementato molto anche il campionato femminile, che prima non veniva disputato, ora invece il calcio a 5 disputa anche il calcio femminile. E insieme a Massimo Cumbo, di cui non c'è bisogno di spiegare quelle che sono le doti e le garanzie, entra a far parte Riccardo Arnaud di Reggio Emilia, è uno degli esclusi dai ruoli quest'anno per limiti d'età, che ha arbitrato le più importanti finali di quest'anno, che ha avuto modo, fra l'altro, se non sbaglio, di vedere in occasione della finale Coppa Italia a Pescara, e lui era uno dei 2 arbitri. E insieme a lui entra Salvatore Racanò di Matera, per lo stesso motivo. E poi, questa è un'altra bella sorpresa, Laura Scano, una donna che ha vissuto per diverso tempo a Roma e ora è tornata nella sua Sardegna, perché lei è di Cagliari, che fino a poco tempo fa ha ricoperto il ruolo di coordinatrice del calcio 5 a livello nazionale per quanto riguarda le regioni. Laura Scano, che è stata anche lei arbitro importante del calcio 5 e anche dirigente ormai affermato, credo che abbia tutti i requisiti, come ci è stato suggerito, per dare una mano al commissario Massimo Cumbo. E anche con grande piacere, perché le nostre donne continuano a farsi onore a vari livelli, anche dal punto di vista tecnico e dirigenziale. Questo in pratica il quadro generale. Io non ho da aggiungere altro, se non a questo punto augurare a tutte le commissioni di togliersi le soddisfazioni personali che meritano, ma di dare al calcio tutto quel servizio che il calcio merita. A questo punto i ragazzi sono già pronti per accogliere i loro dirigenti e già stanno programmando tutti quanti il viaggio per Sportiglia per iniziare la preparazione e quanto prima ad andare in campo, perché l'arbitro, come del resto il calciatore, non vede l'ora di finire le ferie per tornare ad arbitrare e veder rotolare la palla.
Grazie, come al solito sono a disposizione se ci sono domande da fare, altrimenti ci salutiamo per la prossima occasione. Qualche domanda? C'è lì, per la Gazzetta? Sì. Fatti i complimenti ai disegnatori, in particolare a Giannocco. Volevo chiedere a Messina, quest'anno non avrà più a che fare con il buon fantasma, visto con l'introduzione della tecnologia. Cambia qualcosa anche sulla preparazione degli addizionali, che prima, specie in questo campionato, poi erano quasi intimoriti dalla possibilità di avere un caso difficile da verificare, forse hanno meno aiutato gli arbitri centrali in alcune decisioni, non prendendo il loro volto in una decisione, cioè sottolineando quello che loro vedevano. Allora, premesso che non abbiamo ancora avuto comunicazione ufficiale da parte della Federcalcio che questa innovazione ci sarà, ma se ci dovesse essere chiaro che qualche cosa cambierà nel protocollo, perché l'arbitro di porta in questo caso avrà dei compiti leggermente diversi, quindi si verrà meno il compito di verificare il gol non gol, che verrà affidato alla tecnologia. Quindi avrà più tempo, diciamo, dovrà dedicare più tempo esclusivamente al controllo dell'area, e quindi questo potrà sicuramente essere un vantaggio. Non credo che fossero preoccupati lo scorso anno. È chiaro che il gol non gol è un episodio importante, ma un arbitro non è che si preoccupa che ci sia o meno, si preoccupa di vederlo o no, e quindi questa è la cosa più importante quando scende in campo. Domande? Ok? Se non ci sono altre domande, chiudiamo qui la conferenza. Grazie. Allora, grazie, buon lavoro a tutti, anche ai servizi di informazione, che anche per voi sia una stagione di grande soddisfazione. Grazie.